palla per Vardy. Vardy in fondo mette dentro Kanté, buon sinistro, lo finta, poi Daoud lascia il pallone a Zielinski. Zielinski 3-3, pazzesco, all'83. Finisce l'esultanza che sentite e naturalmente degli ospiti. Credo che abbiate assistito alla peggior partita della stagione delle Monaco. Parlo per il passato ma anche per il futuro, perché peggio di così è veramente difficile. Difesa 3 anche per il Monaco, quindi all'occorrenza 5 come per il Lione. Perché questo cambio? Perché paradossalmente credo che così si possa stare un po' più riparati. Lascia Florentino, poi riparte Florentino in buca, un grande pallone in mezzo a Ben Yedder, arriva il suggerimento, Ben Yedder piano piano lo pesa ancora. Ben Yedder può sbagliare una volta, non la seconda, l'abbiamo ribaltata in 5 minuti. Mette sempre di bene le finte del 10, affonda Depay, fa tutto benissimo, 2-2. Guimaraes, Depay vuole cercare spazio, lo trova, destro, 3-2. 4 al 90esimo, ancora Depay per l'inserimento di Dembélé che va fino in fondo e chiude la partita, 4-2 Lione. La tripletta di Dembélé. Appoggio per Jelson, ancora dietro per Yedder, prova a pedalare, a filtrare in tutta la difesa avversaria, cambia passo, va fino in fondo e calcia in porta, si distende il portiere ma arriva Henry Onyekuru a mettere dentro il gol dell'1-0, azione che mi ha ricordato quella che portò ad un gol di Montella in un derby, in un Lazio-Roma, il famoso finito 1-5. Qui Ben Yedder ha fatto la stessa cosa che fece Totti, calciando poi in porta, portiere che si distende, a rimorchio Henry Onyekuru. Maripan, Fofana, Onyekuru, sta andando Ben Yedder, lo ha visto Onyekuru e lo manda in porta, difende il pallone Ben Yedder, si presenta tu per tu con il portiere e lo fulmina per il 2-0 in 10 minuti, partenza da Monaco, noi siamo questi qui, 2-0. Inseguito e chiuso da Maripan, poi arriva pure Aguilar che in settimana ha parlato. Lui che è un terzino destro, non un esterno destro dove sta giocando, ma ci ha scritto per dirci che al di là del fatto che non sia il suo ruolo naturale farà di tutto per aiutare la squadra. Noi chiaramente siamo contentissimi di avere giocatori come lui in squadra. Eccolo qui, Aguilar che sta ripartendo, taglia il campo, Ben Yedder dovrebbe ancora ripartire, lo vede Aguilar e lo manda in porta per fare la doppietta del 3-0, destro, potente, 3-0, ancora a segno Ben Yedder che aveva già segnato 4 minuti fa. Ne fa altri due e ho perso il conto. Quanti sono in Ligue 1? 3-0 del Monaco. Palla interna, chiuso di Sasi. Poi Lecomte che allontana come può. Verso Ben Yedder siamo usciti perché la palla è in cassaforte e loro difendono davvero malissimo. Palla dentro per Florentino che può andare all'uno contro uno in mezzo ancora Ben Yedder. Arriva il servizio per il mancino questa volta. Tripletta di Ben Yedder. 4-0, attenzione perché siamo alla vigilia dei 20 gol in Ligue 1, sono 19 con questo alla 16ª giornata, numeri
pazzeschi per Benny e Der. 4-0 intanto per noi. Rinvio lungo, ma non troppo, perché di testa la prende Fabregas. Poi Maripan, su Aïb Bennasser. Benny e Der vuole inventare. Ruleta, va via, magia! E tocco sotto! Sono 20! 20 gol in 16 giornate di campionato per questo marziano con 9 sulle spalle che segna così un gol da record. 5-0 per il Monaco. Poker di Ben Yedder, è già il secondo in questo campionato. Ruleta, va via, tocco morbido, portiere a farfalle. Forse qualcosa di rivedibile qui, ma poco importa perché col pallonetto ha colpito la traversa contro il Lione nella scorsa partita. Questo è il karma. 5-0. Mune, palla per Charbonneau che si gira, imbuca il pallone, arriva il gol del Brest. 5-1. Mi dà fastidio. Non voglio rovinarmi la festa di Ben Yedder, ma mi dà fastidio, e non poco. Parte Martins verso Maripan. 6-1. Maripan, sono contentissimo per lui. 6-1. E diciamo che questo gol di Maripan deve essere la ripartenza dei nostri difensori, perché a tre giocano meglio singolarmente e coralmente, anche se poi 4 gol dal Lione li abbiamo presi e uno oggi anche, ma giocano meglio, sono reattivi, sono belli ed efficaci anche. Onyekuru, vicino c'è Pellegri, riceve il pallone, parte Pellegri, sta tagliando Onyekuru, tacco nel servirlo, va dentro anche Fabregas, la palla arriva per Cesc, altro pallonetto e altro gol meraviglioso. 7-1 del Monaco. Segna anche Cesc Fabregas. Pellegri arriva dentro, Gelson ha ancora forza di spingere, corre tantissimo, arriva Onyekuru dalla parte opposta, buono il cross, Onyekuru para il portiere. Non sarà 8-1, ma comunque questo 7-1 basta e avanza per il Monaco, che demolisce il Brest in questa 16esima giornata, che è tutta di Ben Yedder, ma non solo, gran parte di Ben Yedder per il record e per i 4 gol. Non solo, perché poi ci sono belle notizie. Fabregas che dimostra di essere comunque una riserva di lusso, Maripan e gli altri due che si sono comportati bene al di là del fatto che anche oggi abbiamo preso gol. Bene, allora eccoci qui, abbiamo demolito il Brest, prima gara di questo episodio. Vi dico, oggi ce ne saranno tre, voglio fare un esperimento, provare a togliere una partita per rendere un po' più leggero l'episodio in sé, anche se poi ce ne sono state tre inavvertitamente anche lo scorso episodio. Fatemi sapere se ne preferite tre o quattro, so che gli amanti della carriera mi diranno quattro, però poi è anche vero che quattro partite in un episodio di 25 minuti potrebbero essere pesanti. Fatemi sapere qui sotto, perché leggo sempre i vostri commenti. E a proposito, ho letto che in molti, ecco, per la maggiore, mi hanno consigliato di togliere la modalità competitiva, perché effettivamente, andiamo proprio su impostazioni, le statistiche con cui sto giocando sono queste, ok? Quindi livello difficoltà estrema, modalità competitiva, sì. Questa modalità c'era anche contro il Brest. Ora, ve lo chiedo chiaramente, visto che non ve l'ho ancora chiesto e vorrei provare ancora in questo episodio a mantenerla, effettivamente se può essere meglio con o senza, perché senza forse è più gioco da carriera e quindi realistico, meno gol, più equilibrio, più azioni costruite. Con, come leggete, diciamo che assomiglia un po' di più ad Ultimate Team e quindi meno realistico, tanti gol, tanto spettacolo di conseguenza. Ma lo spettacolo magari potrebbe esserci anche nell'altro senso. Ripeto, decidere a episodio già partito mi sembra non proprio il massimo, quindi fatemi sapere anche questo qui sotto nei commenti. Vi ricordo ovviamente di supportare la serie con un like. Vi ricordo che c'è il mio sito di maglie in descrizione, ve lo lascio. Giocheremo contro il Lorient e contro il Bordeaux le prossime due partite, quindi direi di parlare poco e di giocare tanto, cercando di capire effettivamente come continuare, visto che abbiamo giocato due giorni fa, o meglio due giorni prima del Lorient, come dar continuità a quella vittoria lì contro un avversario sicuramente modesto, l'abbiamo visto, e quindi sarà importante fare la stessa cosa contro questo altro avversario in trasferta. Tra l'altro vediamo un po' come sono messi loro in classifica, anche se sappiamo che poi conta sempre relativamente, però sono anche loro fanalino di coda, gli stessi punti del Brest che abbiamo demolito. Quindi giochiamo con il Lorient, giochiamo contro il Bordeaux come vi stavo dicendo, Bordeaux che è nettamente più in alto in classifica. Ed eccolo qui, il nostro capitano, il nostro bomber, gol record,
caratteristiche mostruose, lui vuole far cambiare un pochino la musica di questo campionato, che non è comunque partito male. Dopo 17 giornate siamo al quarto posto, non in zona Champions, perché sapete che la Ligue 1 da questo punto di vista non è la Serie A, o meglio è la Serie A di qualche anno fa, visto chi va in Champions. Il nostro obiettivo è il secondo posto per la qualificazione diretta, il terzo per i preliminari. Gelson vicino per Golovin, che sterza bene, sta partendo Benyedder, il pallone invece per Baio Touré. Dalla parte opposta arriva Gelson, è servito subito e piano piano mette in porta il gol dell'1-0. 2 minuti 32 secondi, siamo già in vantaggio col gol di Martins. Morel vicino, palla verticale nel favorire Bausgaard, che entra in area e Lecomte dice di no. Primo squillo dell'Orian al 23esimo, che accenna il doppio passo e prova a saltare Baio Touré, che alla fine però gli porta via il pallone. Suola non efficace, ma c'è Golovin. Si rialza Touré che protesta, ma intanto è ripartito il centrocampista russo. Va dentro Benyedder, la palla arriva, uno contro uno, destro di Benyedder, 2-0 Monaco. 21 è storia, nessuno come lui. Ancora Benyedder al 38esimo, calcio di punizione verticale. Non stacca Gelson, che sta facendo il difensore in questo momento. Eccolo qui Gelson, completamente fuori ruolo. Bausgaard, Abergel, palla interna, Lecomte. Ma che brivido! Quando accelerano le squadre avversarie, soffriamo sempre. Con il tocco interno, Vadija in area, vuole girarsi e crossare. Poi pensa anche al destro. Continua ad aspettarlo lì Maripán, alla fine gliela tocca. Arriva Aguilar in copertura e vuole forse ripartire il Monaco. Con la palla profonda per Gelson, che ha il motorino e pedala. In mezzo Benyedder, dalla parte opposta a Onyekuru. Gelson vuole restituire il favore all'esterno opposto, che mette dentro il gol del 3-0. Tutto è cominciato con l'assist del 7-11. Adesso, in avvio di ripresa, si invertono i giochi, ma il risultato è lo stesso. Palla in porta e 3-0. Rinvio lungo di Lecomte a cercare Benyedder. Fisico e testa per Onyekuru, che vuole rimandare dentro. Posizione al limite, è regolare. Benyedder corre, vuole saltare il portiere, che però rimane in piedi. Poi combinano la frittata, la palla è lì e morbidamente Gelson Martins scava il pallone. È 4-0 Monaco. Esce lui, esce il capitano, dentro Pietro Pellegri, giocatore sul quale ripongo molta fiducia. Si è visto poco, quando ha giocato ha segnato, vedremo se riuscirà a rendersi decisivo prossimamente. Facile, è chiaro che non è semplice, insomma, con Benyedder giocarsi il posto, soprattutto se Benyedder è così in forma. Palla intanto per Touré al centro proprio Pellegri, la palla è corta per Golovin, manita, 5-0, segna con una certa continuità ultimamente il russo. E finisce 5-0 per il Monaco, che ci ha preso gusto con le goleade. Dopo il 7-1 sulla Brest, questo dovrei essere io. Si è buggato FIFA ogni tanto, ok. Però va bene. Dobbiamo essere giacca e cravatta a maglia ufficiale della squadra. Effettivamente sì, c'è realismo, perché io sono vestito così. Ma va bene FIFA. 5-0 sul campo dell'Orient, una squadra sicuramente non imbattibile. Sono curioso di capire cosa faremo contro il Bordeaux, perché lì il discorso è diverso. È vero che abbiamo demolito il Marsiglia al Velodrome, però poi contro le altre big, o anche medio, basse barra medio alte, abbiamo faticato. Contro le scarse abbiamo dominato, quindi bisogna capire, o meglio stiamo dominando, perché poi non è vero che abbiamo dominato, me l'avete anche fatto notare in avvio di stagione, qualche punticino perso. Vediamo cosa succede contro il Bordeaux. Buonasera da Louis II, è la 18esima giornata di Ligue 1 e il 12 dicembre è Monaco contro Bordeaux, il momento della verità. Bryant cerca spazio, poi Adli, Bryant va dentro, Adli vuole servirlo, arriva adesso il pallone per l'inserimento di Kalou. Bravissimo Lecomte. Un Monaco che non sta ancora accelerando, vuole attendere di capire l'avversario. Ma adesso prova ad andare verticale con Gelson, dentro da Aguilar, palla geniale, anche il movimento è stato ottimo. Poi palla rimorchio per Benyedder, aveva cercato la rabona. E se il 22esimo in 18 partite me lo fai di rabona, capitano, vengo a baciarti a Monaco direttamente.
Udin. Adli vuole passare su Maripan. È passato su Maripan e Lecomte fa una parata meravigliosa, mano aperta. Questo è un miracolo di Lecomte. Ogni tanto avrà sbagliato qualcosina, ma l'inizio di campionato è più che positivo. Dalla parte opposta Gelson, in mezzo Ben Yedder, Gelson prende il fondo, poi crossa per Wissam, Baissé, Golovin, Kojenny, ancora Golovin, Ben Yedder, ma ha chiuso Koundé. Adesso la partita è bella, il primo tempo finisce nel momento più esplosivo. È 0-0, ma attenzione alla ripresa. Udin per Basic. Poi Bryant trova un corridoio centrale. Bryant lascia lì, Adli, Lecomte. Ancora Lecomte. Basic ancora, si gira sul mancino, lascia il pallone per Adli. Ancora Basic, sono in tanti. Sempre Basic. Dentro, Bordeaux in vantaggio. Ha segnato Bryant al decimo del secondo tempo. È un gol meritato, quello degli ospiti, che hanno creato molto più di noi. Dentro da Zerkan, non dobbiamo commettere l'errore di deconcentrarci adesso, perché è fondamentale non subire un altro gol. Ma adesso facciamo fatica ad uscire, hanno preso fiducia loro. Zerkan, Disasi, fondamentale. E quindi ripartenza. Ben Yedder alla Totti per Gelson, che può sfidare in velocità Baissé, nettamente più rapido. Corre Gelson in area, incrocia col destro e mette all'angolino il gol dell'1-1. Ha pareggiato il Monaco al 64esimo con il gol che permette a Gelson di arrivare in doppia cifra, 10 in campionato, non sono pochi, eh. Tutti pensiamo ai 21 di Ben Yedder, giustamente, ma anche per un esterno 10 gol in 18 partite sono tantissimi. Il nostro reparto offensivo sta facendo benissimo. Se pensiamo che Onyekuru ne ha comunque segnati 8, segna tanto anche Golovin. E la cosa fondamentale per ora è aver rimesso tutto a posto. 1-1, ce l'ha scritto sulla maglia il punteggio Gelson. Palla verso Gelson, che gira di testa a memoria. C'è Ben Yedder. Sfida e non salta l'uomo. Poi Golovin tocca il pallone. Fabregas dorme. Fabregas sveglia. Zerkan allora. Udin. Zerkan ancora. Verso Yo. Zerkan. Apre su Basic. Palla interna ancora. Basic si gira in area. Calcia e fa 2-1. Allora, la seconda parte dell'azione è vergognosa, ragazzi, vergognosa. Fabregas ha dormito completamente. Poi il gol che prendiamo è classico, perché lo prendiamo ogni domenica. E Bordeaux che torna in vantaggio. Ancora Fabregas, vuole Golovin. Di prima da Ben Yedder, sta ripartendo Gelson. Lancio per lui, cross al volo. Difesa che allontana ancora. 5 minuti al 90esimo. Non riusciamo a chiuderli. Adesso Disasi arriva, ma tornano sul pallone loro. Non li chiudiamo, io. Zerkan ancora dentro per Yo, Maripan, no, vinci un altro rimpallo. Si gioca ancora, Golovin, Ben Yedder chiude il triangolo. La porta Golovin, arriva Diop, è andato dentro Diop, in mezzo Ben Yedder, Diop la porta, poi la scava, Ben Yedder! Ancora! Il suo 22esimo gol in Ligue 1 è quello del 2-2! E il Monaco si riaggrappa alla partita. Con il ruggito del capitano, e chi se non lui, ma bella dormita anche la loro. Complimenti alla difesa, si sono dimenticati il dettaglio più importante, coprire il nostro numero 9, che è solo, e segna un gol che per lui è più semplice di un calcio di rigore. 2-2 tra Monaco e Bordeaux. C'è come al solito l'amaro in bocca, perché gli errori li facciamo, e secondo me, mentre continuiamo ad essere brutti da vedere, stili così. E il pallone va bene, ok, FIFA grazie per donarci spettacolo continuo. Dicevo, secondo me anche sul 2-2, per carità la pareggi, devi essere contento per come si era messa, ma sul 2-2 gestire meglio l'ultima palla, perché si può vincere. E poi se finisce 3-2 godiamo di più un po' tutti, lo sappiamo come sono le nostre carriere.